Eccoci tornati su Ark, come sempre vi ringrazio del supporto che state dando alla serie. Allora raga, per quanto riguarda oggi, niente, tralasciando che un caspita di carno mi è entrato in casa, cioè nel senso, ma che cavolo, non lo so se è spawnato dentro o cosa, però è stato strano. A parte questo, qua sopra non mi ricordo se l'avevo fatto vedere. Praticamente ho messo sia un paio di barili, sia praticamente la postazione per i cibi. Praticamente se noi facciamo qualcosa del genere, caspita non ce n'è nemmeno uno, e nulla, praticamente li potete lasciare qua sopra. Va bellini. Se ne riesco a trovare un altro paio sarebbe fantastico. A parte questo nulla, ci abbiamo un po' di dardi elettrici, purtroppo. Ciao. Strano. Purtroppo per quanto riguarda lui raga, io penso che mangerà tra un altro paio d'ore a sto punto ormai. Bello però questo rinoceronte, quasi quasi, la verità, perché il rinoceronte a livello alto la carica è abbastanza incredibile. Praticamente nulla, ho sistemato un po' d'alberi da ste parti, qualche cristallo, ho messo praticamente tutto il pavimento qui. Tra l'altro costano anche pochissimo, cioè per fare praticamente uno di questi pezzi qui, che sono praticamente così, questo tipo 5 di pietra, quindi veramente easy, però l'effetto, cavolo, è veramente carino. L'unica cosa, mi escono i cespugli, vabbè. Poi nulla, ci ho messo anche queste torrette così, per mettere le piante X, solo che non posso metterle finché lui non si sarà addomesticato. A parte questo di particolare, vediamo un attimo che c'è. Cavolo, c'è un sacco di roba, però in realtà di interessante, a parte il rinoceronte. No, questo è bello però. Andiamoci a piano un attimo questo qui. Purtroppo finché non esce, diciamo, l'aggiornamento su CurseForge approvato, niente raga, purtroppo le cave non si possono fare purtroppo. E di conseguenza non ci sono neanche i mini boss. Poi appena viene approvato l'aggiornamento, tocca andare qua. Praticamente ci saranno in mappa anche 3 mini boss, quindi sarà veramente un botto carino anche andarli ad affrontare, oltre comunque ad andare a vedere le cave, no? Che purtroppo ora come ora sono rotte a causa dell'ultimo aggiornamento Dark, e ci sono tipo delle barriere invisibili che one shotano, quindi meglio evitare insomma. In caso spawni un giga shiny non sarebbe male, perché comunque ora ci abbiamo il long neck potenziato ancora una volta ed è arrivato a 375, quindi comunque coi dardi elettrici è un bel po' di torpore. In più sempre con l'aggiornamento praticamente dovrebbe essere anche, diciamo, fixato il tutto sott'acqua, quindi possiamo anche sistemarci sia il recinto acquatico sia andare a domesticare magari qualcosina sott'acqua, quindi diciamo che se CurseForge ci approva l'aggiornamento sarebbe fantastico, perché altrimenti non si può scaricare. Allora, a parte questo, per quanto riguarda il Terror Bird. Ok, ma sa che è tipo nel deserto, può essere. Non so perché ma c'ho questa sensazione. Ma che cavolo? No, non me lo killate, please. No, sopravvivi. Quanta vita c'hai? Non ci credo, non l'ho pigliato. No, ok, ha abbastanza vita tutto sommato. Quasi quasi aspetto che killano i morellatopi e poi gli sparo un dardo. Che cavolo? No, per favore no, il Sinomacrops di nuovo no. Quel cosino è terribile, cioè veramente. Non ho ben capito perché gli fa 100 di danno, aria inugnata però. Meglio che ti tolgo di mezzo. Il problema è solo beccarlo. C'ha un casino di stamina proprio. 35 livelli. Mica male. Vieni di qui. Bravo. Ok. Ora devo soltanto togliere di mezzo quest'altro. È l'unica cosa, mi servirebbe un po' di carne. Che ne attacca? Crocchette azzurre non ce n'ho. Ma quello che cavolo? Ah no, vabbè, è il UT, quello montato praticamente. Come faccio un po' di carne pregiata? Se lo faccio prima che la vado a più a casa, sapete, qua sotto. Allora, un attimino, raw prime meat. Ma direi che una sessantina gli è basta. 74, che cavolo. Ma è scappato. Lo sapevo io, era scontato, guarda. Figurati. Allora, Terror Bird, ecco da qui. Pensavo di ma la carne non mi ha dato, in realtà era solo 0. Ecco, uno pure di sti ultimi dati, se tipo spuna shiny. Non mi dispiacerebbe. Tra l'altro mangia delle crocchette contaminate, ma che cavolo. Ma scusa, ma io ne vedo proprio. Ma che cavolo. Tra l'altro ci dovrebbe essere anche il Neo Venetor da qualche parte. Purtroppo però ancora non se ne è visto nemmeno uno. Che c'è qua dietro? Fatti tu artropleura, per favore. Più che altro ci servirebbe qualcosa che fa un po' di danno, perché sennò è un po' un casino. Cioè nel senso, anche se volessimo killare qualche shiny, non solo per farli respawnare, ma anche diciamo per fare un po' di crocchette, non ci abbiamo praticamente un cavolo. Quelli utili là davanti non è che mi ispira troppa fiducia però, eh. La verità. A parte che quanto caspita se refulla, cioè nel senso. Per favore muoviti ad addomesticarti, perché sta zona non è che proprio mi piace troppo. In realtà è strano perché è tipo un Yuti ma non urla. Boh, ma capì. Capite che per assurdo forse gli devo dare un po' di narcotico. Sinceramente non mi ricordavo che gli calasse così veloce il torpore. Ah, verità. Tra l'altro già che stiamo qui mi piacerebbe anche vedere se riesco a trovare magari un Fasolasuchus che insomma collabora però. No vabbè, si è allontanato abbastanza. Vediamo un attimo da ste parti. Perché in realtà una volta saliti sopra, cioè tra la quantità di cristallo, sale e metallo che c'è qui, dovrebbe essere abbastanza easy. Dovrebbe. Guarda quanto cavolo di danno fa sto coso. Cioè, ho lo stesso da andare in ognata, ma che cavolo. Ma, assurdo, vabbè. Quello è bellino pure, tutto verde. Fasolasuchus. Vediamo un attimo se ce n'è uno, se no fa niente. E niente raga, purtroppo l'unico Fasolasuchus che c'era era quello lì al 115, però rompeva le scatole a tutta la mappa, quindi diciamo che non è proprio cosa. Più che altro nel frattempo che killa tutte e due le tartarughe probabilmente ci metterà qualche anno. Però come zona, cioè nel senso se ci riesce... Oh caspita, ma si sta svegliando il Terror Bird. Corri! Però diciamo come zona se di tipo riesce a salirci sopra va a domesticarla un attimo, cioè con tutto il sale che c'è da queste parti si fa veramente alla svelta. Ma devo pure muovere. Dammi le narcobacche please. Ok. Ti prego non svegliarti. Magari non prendere i sassi, dammi solo un arcobacche, please. Mannaggia. Oh. Magari porta qualche narcotico ogni tanto dietro, può essere un'idea. la verità. Veloce. Mi ricordo il primo triceratopo addomesticato sull'official. 3 ore a tipo bacche a mano, farlo mangiare per tenerlo addormentato. Poi niente, una volta addomesticato è arrivato uno, me l'ha killato. Tristissimo, veramente veramente triste. 2 è finito. Quanto ti manca di cibo da perdere? No, in realtà ci siamo. Dovrebbe aver finito. 32 in vita, non è male, la verità. Però più che altro è per l'effetto del fuoco, cioè nel senso. Ore. 51 in stamina. Wow. Purtroppo però in danno 40. 51 in danno avrei preferito, però c'ha comunque 52 anche in vita, non male. Allora, Terror Bird, che ci vuole un po' di pelle. Angelo. Allora aspetta un attimino, recupero un attimo un po' di pelle al volo, più o meno 145 ovviamente. Ecco, tipo sto morellatopo in realtà è perfetto, me l'ha fregato il Terror Bird, non ci credo. Tanto questo ha 30 livelli in cibo, cioè che cavolo. Di sicuro potete lasciarlo senza cibo dentro la mangiatoia per un po'. Piccoletto, aspetta un attimino, mi serve un po' di pelle. Ole. Allora, Terror Bird, Terror Bird. Eccote qui. Tra l'altro con tutte le volte che non trovo il teleport, guardate quanti telecomandi ci abbiamo, tipo. Allora, buttiamo un attimo le bacche, così se ci capisce qualcosa. Terror Bird, eccote qui. Non mi aspetto che faccia niente di che di danno, però proviamo un attimo. E poi passiamo praticamente al... rinoceronte, caspita non va. Ok. Chissà una di queste quanta exp mi dà. Allora CTRL, fantastico. Poi danno da fuoco. Mamma mia, 32 però è... terribile. Cioè praticamente ti conviene colpire una volta ogni 15 secondi col danno da fuoco. Ma io spero che sia la tartaruga che ha la riduzione del danno, perché sennò è tragico. Non mi chiedete come, ma gli siamo arrivati tipo sulla schiena. Ok. Strano, indubbiamente. Ma si muove ancora. Ma sta volando. Ma che cavolo. Ok, non mi ha dato un cavolo d'exp comunque. Ottimo. Veramente veramente ottimo. In tutto ciò a lui gli manca ancora 150 barra 200, quindi cavoli. Dazzling Polar Manta, questa sarebbe bella da pigliare però, la verità. Ma tipo sul Terror Bird no, comunque passa tanto. Però con l'attacco da fuoco 300 più il danno nel tempo, proprio male non è, la verità. Più che altro se ci avete tanti dino attorno può essere anche utile l'attacco da fuoco, ma a parte quello. Tocca vedere quello elettrico tipo con CTRL se c'è qualcosina di particolare. Un attimino per favore, con calma. Ma mi ha dato il cuore? No. Au! Calmatevi. Ora combattono tra di loro, ma sembra giusto. Quanta vita c'hai? No, ok, poi sono andato. Purtroppo col danno è veramente terribile. Cioè, a parte con CTRL che fa l'attacco di fuoco una volta ogni 15 secondi. Danno, diciamo, normale col tasto sinistro fa veramente poco. Però almeno è bello, dai. Cioè sta. Tutto di fuoco, si c'aveva anche la texture rossa, infuocato, mamma mia, spettacolo. Allora, per quanto riguarda il rinoceronte invece, ok, allora, andiamo a rinognata. Grazie, proprio gentile. Potresti tipo atterrare da qualche parte o non lo so, vieni verso da qua. Ma che cavolo? Al volo. Olè. Cioè non mi ha fatto nemmeno il caricamento, proprio così instant. Wow. Allora, vediamo un attimino, in teoria da qui dobbiamo essere abbastanza vicini, più o meno. Speriamo che soltanto che magari in una zona tranquilla, perché purtroppo quello lì con le bacche ci vorrà un po'. Ecco, quella lì prima o poi la devo pigliare, cioè nel senso. L'unico problema è che il cibo scende veramente lentissimo e il torpore cala... non velocemente di più, poi pure poco, quindi caspita, è un po' traumatico come timing, la verità. Quello lì, che cavolo, è shiny? Eh sì. C'è pure quello che è tipo bellissimo, però purtroppo se non sbaglio ci vogliono le uova dei Vernesi o quelle del Giga. Quello dei Viverna non è che non sono fattibili, il problema è un altro. Ma che cavolo? Sto mammut è stranissimo. Il problema è un altro, che purtroppo le uova dei Viverna non si trovano ancora, quindi... voglio aspettare un attimo che c'ha poca vita per killarlo, così magari ci riusciamo a recuperare anche qualche crocchetta, ne dubito però. Qualcosa che fa danno purtroppo non ce l'ho. Cioè purtroppo vedete tipo quello lì con la carne di montone comunque 680 è impossibile. Cioè lo prendi con le uova del Giga, lo prendi con le uova del Giga. Allora mammuttino bello, scusami un attimo. Ma che c'è tipo le molle? Che cavolo? Non provocatemi la kill please. Ok. No, per fortuna qualche crocchetta si è presa. Tra l'altro anche una torta. Non male. Allora, in teoria più o meno ci sono in pratica. C'è tutto tranne il rinoceronte. Dovrebbe essere da ste parti. A meno che non è giù. Eh sì. Mi sa che è proprio qua dentro, cavolo. Ovviamente dove spawn le viverne, no? Mi sembra giusto. Allora, vediamo un attimino. Quello prima o poi lo devo pigliare. Veramente bello. Allora, 160, caspita, 28 in danno, vabbè. Per adesso è bello e bello. Quello è tipo buggato nella roccia. Ma che cavolo. Ok, allora. Cerchiamo una zona tranquilla da portare a casa, però non lo so. La verità. Se mi facesse mettere il telecomando da sopra le cavalcature, tipo, da sopra i dino, sarebbe tipo fantastico, perché così almeno ti puoi teletrasportare. Vabbè che in realtà ci metto poco ad addormentarlo, quindi non lo so, pure portarlo magari a qualche zona tipo sopra quella montagna. Tra l'altro cioè, abbiamo anche 2 crocchette su 3, quindi top, veramente. In realtà pure qua davanti è perfetto. Allora, fermate un attimo. Te lascio qui. Tanto sono 6 colpi. Bello comunque ametista. Ci sta. Se pigliava qualche livello in più in danno era meglio però. Così almeno con lui, se ci mettiamo tutti i livelli in danno con la carica diventa incredibile. Dove caspita vai? Vedi come te lo dico, per favore non ti glitcha da nessuna parte, soprattutto non sotto la roccia se fosse possibile. Ce n'è un altro, non so. Oppure no? Sì. Ok. Allora, qua ci sono dei cespugli. Che cavolo è stato? Sono morto. Sono vivo. Caspita che volo però. Fammi salire. Cavolo. No vabbè, in realtà ce n'ho 32. Cioè bastano. Non credo ti serva narcotico. Tanto te lascio. 2 crocchette su 3 più 32 bacche. Ce la dovremmo fare. Ce ne vogliono circa 13 più o meno. Quindi in realtà stiamo a posto. Allora, torniamo un attimino indietro. Vediamo a che punto sta il draghetto da sabbia. Mi sa che mi è scappato proprio. Allora, draghetto da sabbia. Cavolo. Diciamo che il cibo è sceso da 770, quindi già è indubbiamente un passo in avanti, è solo che mi è scappato fuori. E niente raga, lo faccio rientrare così almeno sta un attimo più al sicuro. E ci vediamo tra un attimino appena il rinoceronte si sarà addomesticato. Allora, praticamente il rinoceronte si è addomesticato. L'unica cosa, cioè abbiamo 23 punti su 24 per la sella. Cioè veramente. Ok, cioè nel senso, classica fortuna. Vabbè, facciamo che comunque per il momento ce l'andiamo a riprendere. Peccato però, cavolo. C'è assurdo un punto. Incredibile, non è cascato neanche sotto la texture. Cioè nel senso, di solito casca sotto la texture dalla montagna, poi è un casino. Allora, torna un attimo qui. Dovrei cercare un po' di selle, ne troppo più che altro, sapete? Perché sennò non ce la faccio a sbloccare tutto, cavolo. A parte questo nulla, per quanto riguarda invece il drago da sabbia, penso che ci vorrà ancora un po'. È sceso da 800 il cibo, in realtà 810, deve scendere da 880 e poi mangia, credo, 4-5 volte. Quindi ancora ci vorrà un pochettino. Però dai, tutto sommato non ci è andato neanche malissimo, abbiamo comunque recuperato il Terror Bird da fuoco che è veramente bello da vedere. E poi comunque il rinoceronte, appena possiamo fare la sella, probabilmente con tutti i livelli in danno, anche per chi là magari qualche creatura che c'ha un po' più di vita, ci può essere veramente utile. Ovviamente se poi il gioco ci fa spawnare un Dark Shiny sarebbe tipo top. Da fuoco, scheletrico, elettrico, insomma, va bene tutto, Ark, come vuoi tu, basta che ce lo fai trovare. A parte questo nulla, spero che comunque questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao belli!